Ciao a tutti e benvenuti sul canale Tutti a Tavola con Laura. Oggi facciamo un bel primo, un bel piatto unico molto sostanzioso, gli spaghetti al ragù di mare. In alternativa agli spaghetti, se vi va, potete anche utilizzare le tagliatelle e, sempre più se vi va, potete andare a vedere la ricetta che abbiamo già fatto. Vediamo adesso gli ingredienti. Per 4 persone facciamo un bel piattone abbondante, quindi abbondiamo con gli spaghetti, facciamo circa 400 grammi. Poi abbiamo 300 grammi di filetto di merluzzo nordico. Per il soffritto, porro, aglio e peperoncino, ne ho usato uno solo perché è molto piccante, olio, sale e circa mezzo litro di passata di pomodoro. Pochi sono gli ingredienti, la ricetta è veloce, in una ventina di minuti il nostro ragù di mare sarà pronto, dopodiché possiamo buttare gli spaghetti e condire tutto assieme. Adesso andiamo ai fornelli e mettiamoci a cucinare. Primo passaggio ai fornelli è quello di far soffriggere il porro, l'aglio e il peperoncino nell'olio. Quando saranno leggermente coloriti aggiungeremo la passata di pomodoro. Facciamo cuocere il pomodoro poi circa una decina di minuti, dopodiché aggiungeremo l'ultimo ingrediente, il pesce. È il momento di aggiungere il pomodoro. Metto il coperchio e lascio andare a fuoco vivace per circa una decina di minuti, girando di tanto in tanto. Sono trascorsi 10 minuti, il nostro sugo si è rappreso un pochettino, adesso aggiungiamo i filetti di pesce interi, perché poi cuocendo si spappoleranno da soli. Ecco qui. E li facciamo cuocere per un'altra decina di minuti. Nel frattempo mettiamo l'acqua della pasta, così mentre il sugo cuoce la pasta e veramente in 20 minuti il tutto sarà pronto. Sono passati 5 minuti, vediamo il nostro merluzzo a che punto è. Bene, lo spappoliamo un po' per creare il nostro ragù. Facciamo terminare la cottura, dopodiché condiamo la pasta. Do l'ultima mescolata, salo leggermente perché il merluzzo è già bello saporito. Il nostro ragù è pronto. Adesso scolo la pasta e inserisco il tutto nella pentola e poi serviamo. Ecco che il nostro sugo è quasi pronto, tolgo l'aglio e il peperoncino e aggiungo la pasta. Faccio mantecare, scaldo ancora un attimino, dopodiché impiattiamo. Ecco pronta la nostra spaghettata di mare, ancora bella fumante. Se la ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, mettete like, condividete e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. E adesso, tutti a tavola con Laura!